Buonasera a tutti, appassionati di storiografia militare e bentornati di nuovo nel canale o quartier generale del Serenissimo Venezia 90. Come avevo promesso, continuerò sulla serie per quanto riguarda le marine militari dell'asse che parteciparono alla campagna sul fronte dell'Africa settentrionale. Questa sera il video sarà incentrato per quanto riguarda le flottiglie leggere tedesche in Nord Africa. In Nord Africa la Kriegsmarine inviò una piccola unità di naviglio leggero, soprattutto di superficie, chiamata Africa Flotille. Non so se l'ho pronunciato giusto, perdonate, il mio tedesco non è per niente perfetto. Comunque, della serie voleva dire flottiglia, flotta, flottiglia leggera dell'Africa. Quindi, la fonte che ci viene in aiuto questa sera è sempre lui, questo magnifico libro Ruote nel deserto di Tony Vendrame e Aldino Bondesan, libro fatto in collaborazione con l'Università di Padova e trattasi di teatri operativi, mobilità e logistica del Regio Esercito in Africa settentrionale, libro che mi ha consigliato quel magnifico ragazzo di Daniele del canale Storie di Guerra. E che tra l'altro lo zio Mike ne sta facendo un ottimo uso, ancor meglio del sottoscritto. Quindi, spiegando un po' il perché le flottiglie leggere tedesche in Nord Africa vennero mandate lì in sostegno alla Regia Marina Italiana e soprattutto da cos'erano caratterizzate, quindi la nostra storia inizia nell'aprile del 1942. Quando arrivò a Tripoli la sesta Round Boat Flottiglie, sesta R Flottiglie, o sesta Flottiglia Motodragamine. Si trattava di una serie di otto dragamine, unità leggere, destinate al pattugliamento costiero della Libia, identificate dai numeri R9 a R16. Varate nel 1932, avevano le seguenti caratteristiche di massima. Come lunghezza 25 metri, dislocamento di 60 tonnellate, uomini di equipaggio 18, armamento costituito da alcuni cannoni contraerei da 20 e 37 mm. Ben presto, dovendo seguire l'avanzata del Feldmaresciallo Rommel verso l'Egitto, la sesta R Flottiglie si spostò a Derna, nelle retrovie della Panzerarmee Africa. Il 29 giugno fu una sua imbarcazione, la R13, ad entrare per prima nel porto di Marsamatru, dopo la conquista della base da parte dell'asse. Da qui la R Flottiglie continuò poi ad operare per tutto ottobre 1942, fino alla vigilia della terza battaglia di El Alamein, composta dall'operazione Lightfoot e Supercharge condotte dall'ottava armata britannica al comando del maresciallo Bernard Law Montgomery, che, come sapete, ci buttò a calci nel culo fino in Tunisia. Anche se devo dire che la ritirata da El Alamein fu forse una delle migliori operazioni condotte dalla Volpe del Deserto fino al territorio tunisino. Quindi, il 2 agosto, durante un raid aereo notturno, la R Flottiglie perdeva le prime due imbarcazioni R9 e R11 temporaneamente in sosta nella baia di Bardia e, tra l'altro, non in grado di poter sostituire le perdite. Nel maggio del 1942 arrivò in Libia invece la terza Schnellboot Flottille, terza S Flottille o terza flottiglia motosiluranti, con il compito di pattugliare le acque di Tobruk, dato l'incombente attacco di Rommel alla piazzaforte. Anche le S-Boat erano battelli leggeri, ma mediamente più grandi e veloci delle R-Boat, dei dragamine, con le quali erano destinati ad interagire, armati con due tubi lanciasiluri da 533 mm, oltre a pezzi contraerei leggeri. Presentavano caratteristiche tra loro diverse a seconda della serie di produzione. Le S-Boat erano delle ottime imbarcazioni leggere d'assalto, ancor meglio si può dire dei nostri MAS 500 dei cantieri riuniti dell'Adriatico, che a scanso di equivoci, con il video presentato pubblicato ieri, non è che ho detto che fossero i migliori mezzi in assoluto, no, ho detto che comunque, cioè quello che volevo intendere io è che come mezzi furono quelli impiegati al meglio nella nostra Regia Marina e che tutto sommato, che piaccia o meno, ottennero i successi migliori. Per
rispetto alle tanto celebrate corazzate della classe Littorio, che durante tutta la Seconda Guerra Mondiale non misero a segno nemmeno un colpo, per dirvela tutta. Quindi le airboat e le S-boat, le moto siluranti, avevano anche pescaggio e velatura ridotti e quindi riuscivano a trasferirsi dai cantieri tedeschi che le producevano al Mar Tirreno e da qui al Mediterraneo e di conseguenza fino al Nord Africa, attraverso i bassi canali e sotto i relativi ponti della Francia occupata. E più che altro anche il discorso, essendo la S-boat abbastanza grossa, non era per nulla facile poterla caricare su vagoni ferroviari o ancora meglio su autocarri dotati di rimorchio. Quindi venivano, proprio come ci spiega il libro di Vendrame e Bondesin, venivano calati in mare dai cantieri e raggiungevano i loro teatri d'operazione. Durante questo percorso, per ragioni di sicurezza e segretezza, provvisoriamente privati dell'armamento e con equipaggi in abiti civili, i battelli procedevano mascherati da anonimi pescherecci. Dopo la riconquista di Tobruk da parte dell'asse, la terza S-flottille si spostò per alcuni mesi nelle acque di Malta e dell'Egeo, per tornare poi in quelle libiche nell'autunno seguente, dove nel frattempo davano manforte al gruppo Flottiglie Asi della Regia Marina Italiana, Africa Settentrionale Italiana, che era giunta anche così di rinforzo la settima S-flottille, sempre composta da motosiluranti tedesche. A metà settembre del 1942 il naviglio leggero tedesco in vari porti italiani e libici assommava a 22 unità. Di queste 4, la R10, R12, R13 ed R14, le Round Boat Flotille, i dragamine, stazionavano a Tobruk. Dopo El Alamein, necessitando di manutenzione causa l'intenso e logorante utilizzo, le R12 e R13 erano costrette a riparare nel cantiere di Palermo, il più vicino che c'era, mentre le R10, R14 ed R16 cercavano assistenza presso altri cantieri del Mediterraneo, nelle isole di Creta, Pireo e Corfù, dove appunto c'era una manodopera di meccanici specializzata per poter fare manutenzione su questi mezzi leggeri navali. Con gli italo-tedeschi in rotta verso la Tunisia, nelle acque libiche restava la sola R15, ultima imbarcazione dell'asse a lasciare il porto di Tobruk il 12 novembre 1942. Lasciando ovviamente la rada del porto di Tobruk minata e con esplosivi appunto per cercare di rendere le infrastrutture portuali inutilizzabili all'ottava armata. Terminata la manutenzione, le R12 e R13 raggiungevano la Tunisia, andando però perdute nella primavera del 1943. R10, 14, 15 e 16, con le superstiti S-boat che rimanevano, tra aprile e maggio del 1943, tornavano in Sicilia, continuando a partecipare, nonostante tutto, ai combattimenti nelle acque della penisola. E non so se si vede qui dalla foto, se riuscite a notare, ecco, forse qua così si vede. Questa è un'imbarcazione della Kriegsmarine nel porto di Bengasi, esattamente trattasi di una round boat flotille della sesta flottiglia dell'Africa. Eccola qua. Che dire, ragazzi, non per discriminare assolutamente la Regia Marina Italiana, ma nel servizio di pattugliamento costiero e di caccia, si può dire, ai convogli britannici, diciamo che la Kriegsmarine, seppur fu una goccia nel mare, se mi si passa il paragone, ottenne più successi e fu meglio condotta rispetto ai motoscafi siluranti della Regia Marina Italiana, avendo comunque imbarcazioni più adatte al ruolo e comunque, tutto sommato, stiamo sempre parlando che davano manforte, ma non erano in grado di poter di certo ribaltare le sorti del conflitto a favore dell'asse. Però comunque, nonostante tutto, fecero un ottimo stato di servizio, tanto che le imbarcazioni richiedevano una frequente manutenzione, dato il vasto utilizzo che avevano. E nonostante tutto, poi, pure dopo la fine della campagna di Tunisia, la Tunisgrad, come venne definita dai tedeschi,
riuscirono comunque a svolgere un servizio sempre di pattugliamento costiero, ma appunto anche nelle acque antistanti Lampedusa, Pantelleria e la Sicilia, dove da lì poi, sapete meglio di me, nel luglio del 1943 come andò a finire. Bene ragazzi, spero che questi due video dedicati al naviglio leggero dell'asse operante in Africa settentrionale vi sia stato di vostro gradimento. Purtroppo, come sempre, nel teatro bellico nordafricano si parla molto poco di marina militare, di più, giustamente, rispetto verso la Regia Marina, ancor meno però della Kriegsmarine, che appunto, diciamo, è sempre stato un po', viene messa sempre un po' nell'ombra per quanto riguarda la guerra in Africa settentrionale. Invece, come ci testimonia questo magnifico libro, erano presenti pure loro. E non mancarono di valore e abnegazione, nonostante portassero la svastica cucita nella loro uniforme. Quindi, ragazzi, io ho concluso. Se il video vi è piaciuto, vi prego di lasciare un like. Iscrivetevi al canale, è gratuito, non vi costa niente, non vi chiedo soldi, che magari altro. È una passione che voglio condividere con voi. Se avete aggiunte da fare, vi prego di riportarlo nei commenti. E che dire, potete condividere il video se vi è piaciuto. Ed al Serenissimo è tutto. Noi ci vediamo presto, spero, al prossimo video. Buonanotte, ragazzi. Vista l'ora, buonanotte.